Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensiremo il braccialetto i5 Plus. Il braccialetto i5 Plus è un braccialetto intelligente che ha delle funzioni, diciamo, per activity tracker e ci notifica le chiamate in arrivo e i messaggi. Andiamo a vedere le sue caratteristiche. Allora, abbiamo tra le funzioni contapassi, ci dice le calorie bruciate, la possibilità di settare una sveglia, la possibilità di ricevere una notifica al polso durante la ricezione di un SMS, la possibilità di ricevere una notifica durante la ricezione di una chiamata, il braccialetto e touchscreen, la modalità per monitorare il sonno. Diciamo il display OLED, possibilità di ricarica USB e naturalmente il braccialetto è possibile scorrere all'interno del menu tramite delle gesture. Questo è il braccialetto, è formato principalmente da gomma, il cinturino in gomma, con il classico attacco simile al Xiaomi Mi Band. È il dispositivo che si estrae dalla parte in gomma con la presa USB da inserire in un alimentatore oppure in una porta USB del nostro computer. E ricordo che questo dispositivo è IP67, anche se diciamo dopo qualche mese di utilizzo notiamo la formazione di ossido tra i contatti diciamo della porta USB. Questo è il dispositivo, col primo tocco ci dà l'orario, diciamo, l'indicatore della batteria e l'indicatore della connettività Bluetooth. Ricordo che questo dispositivo si collega tramite Bluetooth 4.1 e supporta Android e iOS. Con un singolo tocco ci vengono mostrate data e mese, mentre con uno swipe ci vengono mostrati i passi effettuati nella giornata di oggi, con un tocco ci vengono mostrati diciamo, la distanza percorsa, con un altro tocco le calorie bruciate. Continuiamo a fare uno swipe e troviamo l'impostazione per attivare o disabilitare la modalità sonno. La modalità sonno è possibile attivarla manualmente oppure automaticamente quando diciamo, il braccialetto non rileva troppo movimento. Quest'altra funzione ci permette di cercare il nostro dispositivo magari facendo suonare un allarme dallo speaker posteriore. Facciamo una prova. Ecco, questo è il suono, diciamo, identificativo, dove ci permette di trovare il nostro device. E infine abbiamo il tasto per poter spegnere il dispositivo. Ecco, ora si è spento. Riaccendiamolo. Parlando un po' di questo dispositivo. Allora, il produttore nella scheda tecnica dichiara un'autonomia tra i 6 e i 7 giorni. Noi l'abbiamo testato per circa 2 mesi e l'autonomia non supera i 4-5 giorni. Quali sono i pregi di questo dispositivo? Beh, intanto il costo. Ricordiamo a tutti che questo dispositivo, i5 Plus, è disponibile sui vari store cinesi a circa 20 dollari, quindi intorno a 19 euro, 18 euro. E quindi il costo è relativamente basso. Il suo punto di forza è il display, perché possiamo naturalmente guardare l'ora, la data, i passi, le calorie, la distanza, eccetera, eccetera. L'unica cosa di questo dispositivo è l'ottimizzazione. L'ottimizzazione di questo dispositivo è veramente pessima. Andiamo a vedere l'applicazione per smartphone. Questa è l'applicazione. Naturalmente questa applicazione è compatibile anche con altri dispositivi della stessa azienda. L'applicazione è molto semplice da utilizzare anche se non è completa. Allora, questa è la parte riguardante i passi effettuati, dove possiamo naturalmente monitorare tutti i passi effettuati per ogni singola ora. Poi possiamo
guardare la cronologia dei passi effettuati per settimana o per mese. Troviamo anche le calorie bruciate, troviamo anche la durata e la distanza percorsa. All'interno dell'applicazione troviamo anche il grafico del monitoraggio del riposo del sonno. Però questa caratteristica è altamente imprecisa, infatti il braccialetto ha dei classici movimenti durante la notte e rileva diciamo la sveglia e quindi esce dalla modalità sonno e quindi naturalmente il grafico è altamente impreciso. Passiamo ora alle impostazioni dell'applicazione. Infatti nel menu laterale abbiamo la possibilità di accoppiare il dispositivo, quindi effettuare una sincronizzazione, la possibilità di impostare una serie di funzionalità in più. Ad esempio, nelle impostazioni troviamo l'obiettivo minimo giornaliero, quindi possiamo mettere il nostro obiettivo minimo giornaliero per quanto riguarda i passi. Poi troviamo il promemoria sedentario, quindi impostare una sveglia. Abbiamo le impostazioni della sveglia, quindi qui possiamo settare le nostre sveglie. Questa funzionalità ha dei problemi, infatti se il nostro telefono è spento, il braccialetto a volte funziona e a volte no. Poi troviamo la possibilità di impostare l'ora in 24 ore, la possibilità di impostare delle unità inglesi, però naturalmente queste non fanno per noi, la sospensione automatica, quindi la funzionalità di sospensione, quindi di modalità sonno automatica, e le gesture del palmo. Infatti ci basterà muovere il braccialetto per attivare il display e leggere l'ora. E poi naturalmente abbiamo la spia di promemoria. Naturalmente possiamo impostare un promemoria e il braccialetto ci avviserà. Troviamo anche altre impostazioni, le impostazioni che ho elencato prima, quindi ricevere la notifica per ogni chiamata, scegliere l'applicazione di SMS, quindi l'applicazione della gestione degli SMS per poter ricevere le notifiche direttamente sul dispositivo, e poi una serie di notifiche di alcune applicazioni. L'unica pecca di questa applicazione: non è possibile impostare le notifiche di applicazioni esterne. Troviamo anche nelle impostazioni gli aggiornamenti per quanto riguarda l'applicazione, il firmware del dispositivo, anche se non ce ne sono disponibili. Cosa possiamo dire di questo dispositivo? Questo dispositivo non soddisfa i requisiti minimi, cioè significa non soddisfa nemmeno le caratteristiche che i produttori hanno inserito diciamo all'interno dello scatolo e quindi della descrizione. Quindi non sono soddisfatto di questo acquisto, e se potrei lo rispedirei indietro, ma questo non è possibile. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, lasciate un like o un commento, iscrivetevi al canale, seguiteci sul blog e ci vediamo al prossimo video.